ragazze, allora nuovo video, come sempre inizio questo vlog più haul qui in macchina perché sto andando da Lidl per farvi vedere la nuova uscita, che in realtà non è una vera e propria nuova uscita, si tratta della linea di cui già sicuramente avrete sentito parlare, PH Bio. Già vi ho realizzato due video riguardo i prodotti PH Bio perché mi sono piaciuti tantissimo, sono sincera. Il primo è stato un altro vlog fuel del primo giorno quando proprio è uscita, la prima volta quindi che li abbiamo visti, e poi proprio ieri, sì, è uscita la review di tutti i prodotti che ho provato e devo dirvi che con la maggior parte mi sono trovata molto molto bene, e proprio per questo motivo ora sto andando di nuovo a Lidl perché voglio riacquistare alcune cose che ho terminato e alcune cose che mi sono piaciute tanto, che di trovare qualcosa, perché so che gli espositori sono iper super mega saccheggiati, soprattutto quando si trovano questi prodotti comunque completamente biologici e a prezzi ottimi. Appena uscita dal Lidl ho trovato praticamente l'espositore PH Bio super devastato, ma l'avete visto comunque nella clip precedente, e anche i prodotti della linea For Sun. Ho preso qualcosa di entrambe le linee, appena arrivo a casa vi faccio vedere tutto. Sono tornata adesso a casa e volevo farvi vedere un po' tutti i prodotti che ho preso da Lidl. Questa volta, oltre a trovare di nuovo la linea PH Bio, ho visto anche l'espositore della For Sun, che praticamente è questa linea qui di cui vi ho parlato appunto anche in un altro video che poi vi lascio giù nell'info box. Della linea PH Bio ho praticamente trovato tutti gli stessi prodotti dell'altra volta. Iniziamo con gli shampoo, non mi piacciono, quindi per questa volta ho deciso naturalmente di non acquistarli perché non sono adatti appunto al mio tipo di capello. Lo shampoo Miglio e Avena, di cui naturalmente vi lascio la foto qui. Lo shampoo Altimo, che è questo qui, che ho già provato ma che vi ripeto non mi piace tantissimo, nonostante la profumazione sia molto molto buona. Ho trovato poi lo shampoo Camomilla e Aloe Vera, che praticamente è questo qui, che è ancora intatto dalla scorsa volta, infatti ho deciso di non acquistarlo perché non mi è piaciuto. Passiamo poi ad un prodotto che finalmente volevo provare ma che purtroppo non ho trovato perché l'espositore, come avete visto della clip precedente, era devastato, ed è il detergente intimo, di cui vi lascio la foto qui, a base di rosmarino, timo e menta, e naturalmente come tutti gli altri prodotti della linea PH Bio aveva un inciò. Il balsamo, anche questa volta come per le altre, sono tre, e sono il balsamo Miglio e Avena, che praticamente è questo qui che sto utilizzando e con cui davvero mi sto trovando molto molto bene. Ragazzi, se siete più fortunati di me, provate i balsamo di questa linea perché sono fantastici. Il balsamo Camomilla e Aloe Vera, anche questo, se comunque è in linea con gli altri balsami della linea, è un prodotto ottimo. Ed infine il balsamo Altimo, che è questo balsamo che come vedete ho terminato e con cui mi sono trovata benissimo, ma già sapete tutto perché sicuramente avrete visto il video che è andato online proprio ieri, che trovate già appunto sul canale, in cui faccio la review completa di tutta la linea. Abbiamo poi i bagno corpo, che sono totalmente quattro. Il primo è questo, che questa volta ho deciso di prendere, ed è quello all'Achillea. Ho acquistato il bagno corpo perché con quello alla calendula, di cui vi parlerò fra pochissimo, mi sono trovata molto molto bene. La profumazione di questo all'Achillea è fresca, è molto molto buona, con 500 ml di prodotto, e come per tutta l'altra linea del PH Bio ha un inci ottimo, quindi senza parabeni, paraffine, sleste eccetera, e ha un PAO di 6 mesi, e questo lo metterò subito in doccia. Il bagno corpo Avena,
e bagno corpo alla camomilla che volevo prendere ma purtroppo non l'ho trovato. Ho visto nell'espositore anche il bagno corpo alla calendula, che come vedete è strafinito perché mi sono trovata molto molto bene. Passiamo infine alle creme mani. Ho infatti deciso di riacquistare questa, che è la crema mani all'argan, sempre della linea PH Bio, che ha una profumazione buonissima. Adesso la apriamo insieme. Già ne ho una di là nel cassetto, che è quella che utilizzo giornalmente. Comunque, come vi ho detto anche nel video review, è un prodotto ottimo che mi piace tantissimo, e proprio per questo ho deciso di acquistare questa qui, che per me è un prodotto nuovo ed è la crema mani da ricetta biologica mandorle e karité. Apriamo anche questa insieme. Mamma mia, anche questa ha un profumo spettacolare e come potete vedere la consistenza è identica all'altra. Il profumo è dolce e buonissimo, si sente tantissimo l'olio di mandorle, però sinceramente, avendole provate entrambi, vi consiglio di più la crema al karité, perché secondo almeno il mio parere ha una profumazione fantastica. Ed infine ho trovato nell'espositore la crema mani all'aloe, che però ho deciso di non acquistare perché sinceramente non mi piace tantissimo la profumazione di aloe. Passiamo adesso a Forzan. Vicino all'espositore PH Bio questa volta ho trovato anche i prodotti Forzan. Già vi ho fatto anche di Forzan un video vlog più haul, che vi lascio anche quello giù nell'info box, ma purtroppo la maggior parte dei prodotti, come sapete, non hanno proprio un inci buonissimo, ma adesso li rivediamo insieme. Nell'espositore ho trovato la Aloe Vera crema corpo anticellulite, che purtroppo non ha un buon inci e quindi ho deciso di non prenderla. L'olio di mandorle dolci, che come vedete l'ho riacquistato, questa per me è la terza confezione che acquisto da quando appunto ho trovato la linea da Lidl, perché mi trovo molto molto bene. Un olio di mandorle dolci 100% puro e non essendo diluito è un forte elasticizzante, e ragazzi questo ve lo consiglio perché mi trovo molto molto bene per il corpo, ma anche per realizzare un impacco pre-shampoo sui capelli. Comunque la confezione è scura e questo evita anche, diciamo, la protezione dai raggi solari, e contiene 250 ml di prodotto. La Arnica Montana crema corpo, che purtroppo non ha una buona composizione, quindi insomma ho deciso di non prenderlo. La crema viso macadamia e argan, anche questa purtroppo non ha un buon inci. La crema viso aloe vera, che anche questa purtroppo non ha una buona composizione. E alla fine ho visto che erano in vendita anche le salviette struccanti, che sono ottime e hanno un buon inci. Infatti le ho provate la scorsa volta nel video che vi lascio sempre giù nell'info box. Bene ragazze, con questo è tutto. Fatemi sapere cosa avete preso questa settimana con queste nuove uscite Lidl, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!